borsa made in Napoli, Mommy Handmade. Ciao amica, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube. Oggi è l'ultimo giorno che la mia art director verrà in carrozza qui, perché lei abita a Portici e si sa che da Portici vengono tutti quanti in carrozza o vivono in carrozza, questo lei così racconta e quindi io così dico. Se non mi conosci, io sono Ornella Uzzino. Questo canale YouTube parlo di borse originali, borse vendute attraverso il mercato legale, e in questo caso parliamo di una borsa molto particolare che ho scoperto su Instagram, che a breve ti andrò a raccontare un po' tutta la storia e tutto il resto. E faccio questo, ovviamente il video non è sponsorizzato, la borsa l'ho comprata io, insieme alla borsa ho acquistato anche un'altra cosa che produce questo brand. Mi oppongo alla contraffazione raccontandoti di brand, di alternative, così che tu possa scegliere di comprare non solo borse particolari, borse belle, originali, ma anche magari, più andiamo avanti col canale, più divento anche esigente nella scelta, borse che veramente hai tu e poche altre. Ma vediamo tutto questo e altre cose dopo la sigla. In questo periodo sto cercando di rielaborare un po' tutto quello che è il canale. Una cosa che mi sono accorta è che sono diventata particolarmente pignola sulla questione delle borse. Sì, va bene, il fatto di ascoltare molti consigli, perché ovviamente molte di voi mi suggerite qui sotto e sugli altri canali social le borse da comprare, e questa cosa è figa ovviamente. Sarebbe anche importante cercare di trovare brand che poi realmente producono in Italia, magari che hanno delle fabbriche loro. Sto cercando di approcciare all'acquisto proprio di una borsa con tutto quello che ti ho raccontato fino ad ora, anche perché adesso, avendo accumulato un bel po' di borse che poi ti sto raccontando attraverso la mia collezione di borse e tutti i vari, insomma, episodi che ci stanno intrattenendo, e spero che gli ultimi, insomma, ti siano pure piaciuti. Comunque trovi una playlist dedicata a questo se te ne sei perso qualcuno, non l'avevi visto, sei nuova del canale, quindi. E dicevo, insomma, sto cercando un pochino di impostare pure la mia scelta sulla storia, su quello che il brand vuole riportare, sul valore proprio del prodotto, sullo studio. E non è una cosa così banale, mi sono accorta proprio attraverso la rivisitazione della mia collezione di borse che molte borse si ripetono, un po' perché c'è poca innovazione, un po' perché proprio magari col tempo la curiosità pure da parte di noi consumatori è andata un po' scemando, e quindi perché non cominciare a fare proprio questa cosa. Poi mi piace portare avanti anche il concetto di cominciare a far vedere chi c'è dietro i brand, e quindi abbiamo cominciato con Amelia Scola, se hai visto, insomma, il video, altrimenti, insomma, ti lascio nelle schedine qui sopra la possibilità di andarlo a vedere alla fine di questo. Sto sperimentando anche per me, perché io sono curiosa come te, sono interessata a tutto quello che c'è dietro, non solo perché faccio questo di lavoro, ma proprio perché mi interessa portare avanti il discorso che è importante conoscere cosa c'è dietro ai prodotti, cosa c'è dietro alle borse. Questo valorizza implicitamente anche il lavoro che faccio io come terzista, quindi come produttore per altri, e valorizza anche il lavoro dei brand emergenti e tutto il resto. Torniamo al brand. Ho fatto tutto questo, diciamo, intro anche per descriverti un brand che è made in Napoli, come ti dicevo nell'intro, e made in Pozzuoli. E se tu non sei mai stata a Napoli è una cosa gravissima, se poi sei stata a Napoli e non sei mai stata nella zona Flegrea, diciamo, è una cosa gravissima. Quindi se non sei stata a Napoli ci devi venire, devi fare, a sto punto ti trovi e fai Napoli e zona Flegrea, anche, insomma, perché c'è tutto un mondo nella zona vesuviana. Potresti incontrare, insomma, Erika, ma eviterò di farla uscire se tu dovessi venire in quelle zone, per farti evitare brutti incontri. Ma
In realtà Napoli viene identificata perché necessariamente è come se fosse un brand, quindi è molto conosciuta nel mondo, ma Napoli ha tutto un contorno che ovviamente la rappresenta, tutti i paesi vesuviani, tutta la zona flegrea, tutto quello che poi tutto quell'insieme di tra città metropolitane e comuni limitrofi che fanno grande appunto questa terra, come la Campania, come il sud e tutto il resto. Dicevo, Momi è una realtà che nasce a Pozzuoli. Io l'ho scoperta per caso, perché come in tante facciamo, switchando proprio su Instagram, sai, a volte compaiono le sponsorizzate, altre volte invece alcuni brand mi mettono mi piace. Io vado sempre a guardare se c'è magari qualcosa che mi attira, e andando a guardare tra il mi piace oppure insomma un segui, ho scoperto questo brand. Guardo tutte borse molto ben rappresentate, cosa non mai banale anche su Instagram, perché non tutti i brand hanno questa cura pure ad aggiornare il feed e tutto il resto. Comunque comincio a sfogliare e trovo più di una borsa e poi tante storie, comincio a leggere e dico bello, cioè finalmente, ecco, dopo tanto ricercare ho trovato una bella storia. Compro, alla fine è nata una bella intervista, e mi piace farti vedere e raccontare da dove è nato proprio il brand attraverso le parole di chi l'ha creato. Quindi ci vediamo dopo questo piccolo video di approfondimento. Nella ricerca delle borse adesso stiamo cercando la posizione e ci stiamo incamminando verso il nulla, perché non, ovviamente non troviamo la posizione. Dove dobbiamo andare? Scendi indietro a destra, dritto là. Ok, ok. Che meraviglia è, vai a comprare una borsa con gli scavi archeologici. Oggi ho scelto un'altra accompagnatrice, che è Chiara, che ha un po' di sciatica, perché si mantiene la schiena. Buonasera. Salve. Sono Flora, ho sempre studiato, mi sono laureata in scienze della pubblica amministrazione. C'è un'altra cosa? Sì, sì, che non c'entra niente. No, assolutamente. Perché questa zero scelta, diciamo, di della scienze della pubblica amministrazione? Sì. Poi non è no, in realtà ho fatto prima sociologia, okay, la triennale, poi ho fatto un passaggio, mi sono iscritta a scienze politiche, ho preso la specialistica scienze della pubblica amministrazione. Non mi chiedere perché, cioè, che nel senso, mi piace il diritto, grande? Non lo sapevo, per questo ho fatto tutto questo percorso che non ho mai avuto le idee chiare, non avevo idea. E hai poi studiato perché volevi studiare? Sì, lavorare. Ero partita con psicologia, poi invece poi mi sono buttata su sociologia, insomma, poi sono capitata a scienze politiche, figo, così. E mi sono ritrovata a fare questo lavoro per caso alla fine, perché stando con lui praticamente... Ma quanti anni state insieme? 15. Oh. 15 anni e lavoriamo insieme da... almeno 6-7 anni, H24, viviamo insieme, lavoriamo insieme, insomma. Com'è? Tutto. Noi ci troviamo bene. Quindi insomma poi cambi, cioè studi sta cosa qui? Sì, poi ho fatto vari lavori vari che non c'entravano comunque niente con i miei studi. Hai lavorato in Campania? Sì, ho lavorato qua, poi sono stata 2-3 mesi a Londra, proprio la cameriera, insomma, per cercare di imparare l'inglese, ma poi me ne sono ritornata subito. Perché volevi, te ne sei andata a Londra solo per imparare l'inglese, o perché sì, non volevi stare qua? Sì, per come esperienza, per imparare l'inglese, sì, già sapevo che doveva essere una cosa, insomma, limitata nel tempo. Nel frattempo ho fatto altri corsi, risorse umane, insomma, ho fatto colloqui. Quanto è difficile trovare un lavoro qua? Molto. Quello che fare difficile, cioè, che ho iniziato a scendere con lui al negozio, al laboratorio del padre, che non era questo, praticamente. Dove c'è un laboratorio? Via Napoli, sempre Pozzuoli, okay, sempre qui vicino, insomma, così. Sempre più o meno tipologia come questo, laboratorio con... Laboratorio con... di abbigliamento? Di... Sì, solo abbigliamento, okay, solo abbigliamento. Il padre praticamente fa questo dagli anni 70. Prima. Ma il made fatto con la testa, cosa sì vuol dire? Vabbè, perché tutti praticamente scrivono handmade, sì, adesso è una, cioè, assonanza, con l'inglese, volevate creare? Una sorta di neologismo inglese, perché okay poi in realtà non è proprio, insomma, corretto. E niente, quindi handmade fatto con la testa, tutti scrivono fatto a mano, quello che noi pensiamo è prima pensato, ragionato, quindi fatto prima con la testa e poi a mano, insomma, perché c'è
cioè comunque tra virgolette uno studio, un pensiero su quello che facciamo. Ah, sì, noi sì, lo ci facciamo sta, il gioco di parole carino a caso alla fine. E poi per essere diversi, insomma, perché tutti handmade, anche se tutti dicono ah, è sbagliato a scrivere, scrivendo handmade. Le borse come arrivano poi? Allora, le borse arrivano perché io chiedevo a lui di farmi delle borse, cioè, vabbè, perché non provi a fare qualche borsa così? E insomma, lui iniziò a sperimentare qualcosa. Quando poi ho iniziato a scendere anche io là, ma per gioco così, ho iniziato a fare ecco, sempre orecchini, collane, cioè non erano così diverse ovviamente poi man mano. E poi uno migliora, fa le cose, no? Sì, poi diciamo abbiamo iniziato a venderle queste cose che io facevo, oppure poi iniziamo a fare tipo anche pochette, però solamente con le borchie, senza cuciture, così. E poi man mano così abbiamo iniziato a fare le borse, prove, ma pensa che facciamo borse senza, allora, senza scarnitrice, senza pressa, senza la macchina a braccio, con la macchina per l'abbigliamento. Quindi tu hai sempre fatto questo? Sì, è stato l'unico lavoro. Ok, quindi sei cresciuto nella... Sì, sì, nella sono cresciuto, quando ero piccolo non facevo nulla. Allora, come poi, tutti quanti nulla, cioè figli di famiglia. Poi dopo ho iniziato così, tra virgolette, no, per gioco, stavo lì a fare compagnia a mio padre. E poi man mano mi è piaciuto sempre più e poi con Flora. Qual è la parte che ti piace di più tecnicamente? Cioè la creazione, la ricerca dei materiali, che ti piace? La creazione di carta modello. Ok, lei, cioè lei ti dà l'idea e tu gli crei il cartamodello, sì, su questa cosa? Più o meno, sì. Figa sta cosa però. Praticamente lui è l'ufficio stile con lo sviluppo prodotto e tu fai praticamente il design. Sì. Cioè siete un'azienda completa praticamente. Sì, sì, poi ci avete il punto vendita, la logistica, sì, fate tutto. Sì. La storia spero che ti sia piaciuta ed è qualcosa che è sempre importante scoprire che cosa c'è dietro e sto trovando una collaborazione a prescindere, vedi la borsa ancora la dobbiamo aprire insieme, a prescindere da quelli che poi sono le mie opinioni tecniche, quello che posso dare come suggerimento o quelle che sono le mie impressioni come gusti personali, è importante che iniziamo a pensare che dietro ai prodotti ci siano delle persone, queste persone fanno sacrifici, come te le ha raccontati, queste persone studiano il prodotto, il brand, i canali di vendita e ci impegnano tanto tempo, non è che le cose vanno online così e quindi è importante valorizzare tutta questa struttura. La borsa che ho acquistato l'ho pagata a 190 euro ed era in offerta mi pare, adesso andiamo a spacchettare insieme, mi è arrivata in qualche giorno molto velocemente, l'ho ordinata, io ho scritto su Instagram, su Messenger, ci siamo scritte un pochino e poi insomma abbiamo confermato l'ordine. Già la scatola ti parla, come ti dico sempre, che quando i brand sono molto studiati hanno già nel packaging, nelle confezioni e tutto il resto già quello che ti accompagna e quindi c'è riportato il logo ovviamente su tutti gli adesivi che chiudono la borsa e ti danno anche la sicurezza che la borsa non è stata aperta durante il trasporto, il che non è da poco perché ovviamente le borse sono soggette molto spesso a furti pure da parte dei corrieri, nulla togliendo ai corrieri, non è sempre colpa loro, però purtroppo insomma, essendo un oggetto del desiderio di tante di noi spesso vengono sgraffignate. La borsa compare così e già mi fa impazzire, già la flanellina, cotone stampato, handmade, non handmade come ho detto, parlavamo prima con Erika, e insieme a questo ho acquistato anche degli orecchini, perché loro fanno anche gli orecchini di pelle, un po' ho questi qua di Scarps, che sto usando, mi sono innamorata di questi orecchini che hanno anche un prezzo accessibile e ho acquistato questi altri orecchini che li ho visti sempre sulla pagina, che figata sono, molto molto belli, di pelle, adoro, scatolino studiato sugli stessi colori e mood della borsa. Andiamo a spacchettare la borsa e ti faccio vedere il modello che ho scelto. L'ho scelta proprio per la struttura, perché mi piaceva acquistare una borsa da lavoro. Guardandola in foto mi piaceva tantissimo, guardandola dal vivo la trovo ancora più fantastica, ancora più moltissimo bellissima. Ancora sembro il Nino Nero praticamente, non so se l'hai mai visto, personaggio che
si è creato questo personaggio, sarebbe la versione di No D'Angelo Nera, insomma, quindi no, una cosa simpaticissima che gira online. Mentre vado a guardare c'è questo cartellino. Guarda il cartellino dove è inserito. Dietro c'è, allora, il modello è un modello toffee, perché è morbido come la caramella, è fatto in nappa e la taglia è big. Ragazzi, è geniale, cioè io trovo geniale. Costava 250 euro, io l'ho pagata scontata 190. Tutti i nostri prodotti sono realizzati artigianalmente con pellami di alta qualità. Eventuali imperfezioni di colore e disomogeneità sono da considerarsi caratteristica di pregio ed unicità. Il sole, la pioggia e l'usura possono invecchiare la pelle, ma ogni trasformazione naturale arricchirà l'estetica del prodotto. Andiamo a guardare la borsa, che è fatta da uno scomparto anteriore che si chiude con questo bottone calamita pressione, e poi ce n'è un altro posteriore. Apriamo la zip centrale. In questa parte qui ha una tasca aperta, due tasche aperte, e da quest'altro lato invece troviamo una tasca con la zip che è logato quassù. E c'è scritto Genuine Leather Made in Pozzuoli. C'è anche l'etichetta Vera Pelle Made in Italy. Genuine Leather Made in Italy. Mi piace molto. Allora, molto spesso che cosa succede? Che quando i prodotti sono fatti in Italia, i brand tendono a non scriverlo dentro, danno per scontato che se c'è l'etichetta Made, no, cioè se non c'è l'etichetta Made in PRC, Made in Cina, cioè, o Made in Taiwan, o Made in qualunque altra parte del mondo, il prodotto sia Made in Italy. Secondo me non è mai abbastanza l'importanza di mettere la certificazione del prodotto, e quindi Made in Italy. Ancora di più, loro fanno una sorta di certificazione del prodotto, e che dicendoti l'origine proprio del prodotto, e quindi Pozzuoli, quindi tutta la zona Flegrea, è un posto fantastico, è un altro dei porti principali della zona, diciamo. È importante comunque, come sempre, tornare all'importanza proprio della certificazione di filiera, di quanto è importante il prodotto insieme al valore poi di quello che ci si va a mettere vicino. L'accostamento del colore dei pellami, non so se riesci a vederlo, oltre allo studio stilistico, e che quindi io l'ho scelta online perché mi serviva un'altra borsa da lavoro. Ultimamente facevo difficoltà a trovarne di particolari, funzionali e tutto il resto, e questa l'ho trovata ad occhio davvero bella, e per questo mi sono innamorata del brand. I manici sono belli larghi, la borsa è leggerissima ed è molto molto soffice al tatto. Questo colore, poi io adoro il verde in molte sfumature, questo punto di verde abbinato a questo azzurro è davvero, questi colori insomma sono sobri ma non scontati. Sto guardando anche i dettagli delle tintura, posso dire con tutta tranquillità, spettacolare. Raramente si trova, devo essere sincera, veramente. Ecco, se dovessi fare una borsa io vorrei la tintura così proprio. È rimboccato, cioè quindi tu non vedi tintura come lo vedi qua sopra, ma è, cioè, c'è pelle rimboccata, significa io faccio, cioè c'è questo e faccio così praticamente, ok? Quindi è stata fatta scarnitura e tutto il resto. Guarda com'è perfetto poi l'accoppiamento, quindi il pezzo di fuori e il pezzo di dentro sono perfettamente accoppiati, e i punti dove si aprono si trovano perfettamente alle due estremità, così questo permette pure che la borsa, che è molto lavorata, ragazzi, perché comunque non è banale, fodera di qua, fodera di qua, tasca centrale, è una borsa insomma dove c'è un bel lavoro alle spalle, un bel lavoro di bravi artigiani alle spalle. Complimenti, complimenti. Mi piace tantissimo pure la questione, queste sono malattie mentali, che lo so che uno non è che compra una borsa perché cioè, ci sono sti punti che quindi danno armonia pure a tutta la cucitura che è stata fatta, per dire, sul laterale della lampo, e che poi scende su questo fianco che accompagna il fondo, è tutto in armonia.
Secondo me queste, fra virgolette, malattie mentali può avere solo chi poi c'ha la fabbrica o comunque si studia il prodotto come se fosse qualcosa che dovesse usare. Quindi c'è stile, innovazione, tradizione, know-how, cioè c'è tutto quando tu prendi una borsa del genere. Quindi guardavo la tintura, ok, le cuciture anche, non trovo fili, poi ovviamente la userò e ti dirò com'è. Passiamo ai voti. Per la tintura il mio voto è 5. Per le cuciture il mio voto è 4. Per le rifiniture il mio voto è 5. Per la valutazione qualità-prezzo il mio voto è 5. Sia a pieno prezzo, quindi a 250 euro, una borsa di pelle made in Italy, studiata nei particolari, sia 190 che l'ho pagato, 250 a prezzo pieno, per me è una borsa che vale tantissimo. Ovviamente la utilizzerò, quindi vedremo come reagisce poi a tutto quello che hanno scritto sul cartellino e che ci hanno raccontato, quindi sono curiosissima da questo punto di vista. Per la valutazione utilità io penso che sia un 5, perché tra gli scomparti, la leggerezza, la possibilità di essere poi utilizzata da lavoro o comunque da passeggio se ci dobbiamo spostare per brevi periodi, secondo me questa è una borsa veramente fighissima e che mi darà tanta tanta soddisfazione. Io sono contenta di continuare a portare avanti questi discorsi. Ovviamente la borsa è strapromossa, è strapromossa perché c'è una storia dietro, ci sono delle persone, c'è Flora, c'è la sua famiglia, c'è il suo negozio che potete andare a visitare, anzi se venite a Napoli ci prendiamo un caffè insieme, ci andiamo da Flora, ci andiamo a camminare nei vicoletti di Napoli. È importante a quando, insomma, soprattutto in questo periodo in cui non è che possiamo viaggiare tantissimo, anche se potessimo, ricominciare ad amare i territori in cui viviamo, il nostro paese è l'Italia, valorizzarlo con gli altri, e lo valorizziamo anche andando a comprare nei negozi, quando ci fermiamo nelle botteghe, fare le foto, le recensioni, perché questo aiuta artigiani come Flora e tanti altri artigiani a poter uscire fuori da Pozzuoli, fuori da Napoli, fuori dall'Italia e poter arrivare in altri mondi, perché i social servono a questo, YouTube e gli altri social dove mi puoi trovare, dove ci incrociamo, servono proprio ad amplificare i messaggi, e più il messaggio è bello come questo di prodotti fatti in Italia, fatti con una certa cura, con una certa attenzione ai dettagli, più è importante dargli voce e dargli spazio. Quindi impegniamoci tutti quanti, dammi una mano, io ci impegno gratuitamente tutto il tempo, l'amore possibile, perché io credo che le cose cambino se noi, io, tu e tanti altri cominciamo a fare in modo che il mondo sia un posto migliore e diamo il nostro contributo. Io spero che questo video ti sia stato utile, ovviamente aspetto commenti, condivisioni, e dimmi se conoscevi questo brand, suggeriscimi qualche brand particolare di cui conosci magari la provenienza reale, mi farebbe davvero tanto piacere. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao da Ornella.